Eifu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia immemore, orba di tanto spiro, stavo cercando di fare la simpaticona perché quest'anno in Russia Pasqua capita il 5 maggio e quello era, se non lo sai, perché potresti non saperlo, il 5 maggio di Alessandro Manzoni. Se non l'hai ancora fatto e ti interessa sapere perché in Russia non sempre la Pasqua capita nello stesso giorno in cui capita in Italia, iscriviti a questo canale in cui ti parlo di lingue, luoghi e persone, e in particolare in cui in questa rubrica ti parlo della mia vita quotidiana in Russia. Io mi chiamo Sidney, vivo in Russia da 12 anni, ho studiato lingue straniere all'università, sono attrice di teatro, faccio cose, vedo gente, mi interessa. Innanzitutto entriamo da Kyrgyzstan per comprare l'occorrente per colorare le uova di Pasqua. Compriamo le uova bianche, si possono comprare anche quelle di rosa, però comprare quelle bianche ovviamente ti permette di sbizzarrirti, di colorare meglio. E poi normalmente prima di Pasqua si trova in tutti i supermercati un vasto assortimento di coloranti alimentari e di sticker, stencil, cose molto carine per colorare le uova, per divertirsi. Particolarità di Pasqua: a Pasqua si usa mangiare il kulich. Il kulich è una specie di panettone, assomiglia molto al nostro panettone, vedete? E dentro ci sono i canditi, ci può essere l'uva passa. L'unica differenza è che la consistenza del kulich è meno morbida, e un po' più secca del nostro panettone. E poi, ovviamente, a differenza del nostro panettone, sopra c'è questa glasur. Faccio vedere la glassa con i diavoletti. Ecco, questo qui costa 149,99 rubli con la carta del negozio. Si usa andare in chiesa il giorno prima di Pasqua e far consacrare sia il kulich sia tutte le altre cose che sono state preparate, tra cui anche le uova colorate. E vabbè, normalmente non ci vado a consacrare perché sarei cattolica e festeggerei la Pasqua cattolica, però vabbè, ormai festeggio un po' tutti e due. Gli arcai paschi. Qui è tutto l'assortimento di materiale per decorare le uova. Vedete? Ukroshet ne znacit kresit, decorare non significa colorare. C'è questo kit per fare con gli sticker gli occhietti e le orecchie alle uova in modo che sembrano dei piccoli panda oppure dei coniglietti. Cosa scegliamo? Panda o coniglietti? Mi sa che io scelgo i panda. Poi per la modica cifra di 99 rubli prendiamo questa Yesenia Listva, foglie di primavera. Ci sono tutti questi kit per fare le uova di colore madreperlace o sfumature color marmo, però non so, io preferisco i colori matti. Qua c'è scritto colori neon. Vediamo un po' che cosa ho comprato. Questa è la mia shopper regalatami da un'amica di Kurgan. C'è scritto «Любовь – это сердце всего» – «L'amore è il cuore di tutto», che è una citazione di Maiakovsky. Come vi ho fatto vedere, uova bianche. «Ukroshet ne znacit krasit». Oh, guardate, qui dentro ci sono di sticker e i fiorellini. Cioè, l'unica cosa che io direi, no? Una scatola così grande per metterci due cose dentro. I brillantini. E normalmente in questo tipo di scatole escono questi affarini che in russo si chiamano podstavka для яиц. Podstavka для яиц, cioè supporto per le uova, no? Perché quando tu colori l'uovo, poi non lo puoi appoggiare così, altrimenti il punto in cui l'hai appoggiato si scolora. Quindi devi appoggiare l'uovo in modo che si mantenga in verticale su uno di questi dischetti. Vediamo che cosa c'è qui dentro, dove c'è scritto Yesenia Listva. Vi faccio vedere, io lo apro così.
E all'interno, innanzitutto ci sono questi adesivi dorati. C'è scritto Gnom si tuoi paschi. E ancora ce ne sono alcuni dove c'è scritto Ha Ve, cioè le lettere Ha e Ve, cioè che stanno per Christos Vaskries, Cristo risorto. Quando ci si fa gli auguri in russo si dice Christos Vaskries, si risponde Vaistino Vaskries, in verità è risorto, cioè è veramente così, è risorto, Vaistino. Che poi tra l'altro, cosa che a me piace molto, Vaistino Vaskries, sì, contiene la parola istina. Istina è una delle parole per definire la verità in russo, perché la verità in russo non si chiama con una sola parola come in italiano, c'è la verità che si chiama pravda e la verità che si chiama istina. Pravda è la verità fattuale, mentre istina ho l'impressione, ho questo sentire che sia molto più simile al dharma, cioè la verità più profonda, più inconoscibile, quella più misteriosa, anche più mistica, nascosta in tutte le cose del mondo. Quella è la istina ed è quella la verità con la V maiuscola del Vangelo. Piccola parentesi filosofica, dentro a questo pacchettino ci sono questi cosi. Sono dei fogliettini di plastica con dei disegni sopra, in realtà questi li fanno anche con i santini. Ci si infilano le uova dentro e con l'acqua bollente si rapprende questa plastica intorno all'uovo e ci rimane la decorazione attaccata sopra. E poi vediamo che cosa c'è nel kit Neonove Krasitelje. Come si apre questo? Beh, forbici. Forbici IKEA, perché una volta c'era IKEA in Russia. Quando mi manca l'IKEA, dite tutto quello che volete voi. Delle marche straniere in Russia si può benissimo fare a meno, veramente. Ma di IKEA, come te non c'è nessuno, tu eri l'unica al mondo. Mi compravo tavolini e sedie per 4 soldi. Ok, c'è un'altra volta sto pacchettino così grosso e dentro ci sono questi qui. Tra l'altro, giusto così, come parentesi, potete vedere una Pasqua che capitò il 1º maggio in uno dei miei video vecchissimi. Lo trovate qui. Nel frattempo vi spiego perché la Pasqua russa non sempre coincide con la Pasqua cattolica. Ebbene, la Pasqua cambia ogni anno, come anche il Carnevale, che viene 40 giorni prima di Pasqua, che viene calcolata la data della Pasqua in questo modo. La prima domenica dopo il primo plenilunio, dopo l'equinozio di primavera. L'equinozio di primavera è tradizionalmente, e dico tradizionalmente, cioè non astronomicamente, il 21 marzo. Nella Chiesa Cattolica si usa il calendario gregoriano. Il calendario gregoriano è stato adottato dopo il calendario giuliano, che si usava prima, per compensare uno scarto di giorni che si era venuto a creare. Questo spiega perché il Natale ortodosso viene 12 giorni dopo il nostro Natale. E spiega anche perché la Pasqua non sempre coincide con la nostra. Nella Chiesa ortodossa si calcola l'equinozio di primavera come una convenzione, quindi si fa capitare il 21 marzo, data dell'equinozio di primavera, 12 giorni dopo il nostro 21 marzo, cioè il 2 aprile, e quindi si calcola dopo il 2 aprile il primo plenilunio e dopo il primo plenilunio la prima domenica. La prima domenica dopo il primo plenilunio dopo il 2 aprile può coincidere con la prima domenica dopo il primo plenilunio dopo il 21 marzo o può non coincidere. Nel caso in cui non coincida, si può creare una distanza fra le due Pasque anche di un mese, ma anche di più.
In realtà ne ho fatte solo 5 perché ho l'abilità di spaccare tutte le uova. Quindi adesso abbiamo una quantità industriale di uova da mangiare, sode. Spero che questo video ti abbia insegnato qualcosa di nuovo, che ti abbia dato dei nuovi spunti per celebrare magari in maniera diversa la Pasqua italiana. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale, accendi le notifiche. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace. Rimani connesso per non perderti i miei prossimi contenuti. E in particolare anche i miei prossimi contenuti sulla mia vita quotidiana in Russia.